Buongiorno carissimi amici di Un Sabato Italiano e del blog Rita Sberna, benvenuti a questo appuntamento con l'arte, la musica, l'attualità, la recitazione. E oggi per noi è un onore intervistare un piccolo ma allo stesso tempo grande fenomeno per noi siciliani. Nel 2012 riscosse un enorme successo nella terza edizione di Italia's Got Talent con la sua performance canora di Eri Piccola. In queste settimane lo vediamo anche in prima serata tutti i venerdì su Canale 5 nella trasmissione condotta da Belen Rodriguez. Pequenos Gigantes. Lui è Pierangelo Gullo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Pierangelo, come stai? Ciao, sì, sto molto bene. Sei qui in Sicilia per Abbastanza. adesso. Sì, sono in Sicilia. Senti Pierangelo, com'è questa nuova esperienza con Pequenos Gigantes? Ti abbiamo lasciato che eri un bambino e adesso sei un ragazzino. Sono cresciuto. È una bellissima esperienza, poi conoscere altri bambini che sono molto bravi a cantare, più bravi di me, e conoscere altri bambini appunto, ci siamo legati, cioè siamo diventati molto amici da subito. E infatti quando la squadra arancione è andata via, è stata eliminata, tutti ci siamo messi a piangere. Certo, immagino, vi eravate comunque affezionati. Sì, ormai eravamo diventati migliori amici. Cos'è che ti è piaciuto di questo programma? Cosa ti piace di questo programma? È tutto bello, però la cosa che mi piace di più sono le sfide e i bambini piccoli. Ti piace stare con loro? Sì, perché, vabbè, è vero che anche se combinano guai, che la bambina piccola della mia squadra è bravissima, ma come tutti gli altri naturalmente, sono tutti bravissimi. Tu sei anche Vabbè. diventato un attore ultimamente perché hai avuto anche un Sì. ruolo nel film Un Santo Senza Parole del regista Tony Gangitano, un regista che noi conosciamo perché è appunto di Caltanissetta, delle nostre zone. Sei stato scelto anche per il nuovo ruolo del film di Luca Riboli, La mafia uccide solo Di Luca d'estate. Riboli, sì, la mia faccia di sono di estate. Ti piace quindi di più? Sì, dimmi. Ti Io faccio la parte di Sebastiano. piace di più cantare o recitare, visto che hai comunque provato tutte e due le esperienze? Mi piacciono tutte e due cose perché è bello sia recitare che cantare. Cosa ti dicono i tuoi amici, i tuoi compagni di scuola, di tutti questi successi che stai avendo? Non mi dicono niente perché sono un bambino come tutti gli altri, non mi devono dire niente. Vabbè, ma ti faranno qualche complimento, no? Qualche incoraggiamento, qualcosa te la diranno. Vabbè, certo, il finanziamento me li danno, però tipo, cioè, mi hanno sostenuto molto questa esperienza e sono felice. Cosa hanno fatto per me? Chi è il tuo cantante preferito, il tuo attore preferito? I miei attori preferiti ce ne sono tanti. Il mio cantante preferito è Gianni Morandi e Edoardo Bennato. Ad esempio, qual è il tuo attore preferito? Raul Bova e Nino Plastica, Sì? che ho pure conosciuto Nel nel set. film. Sì. Ma leggiamo sul tuo profilo Facebook che sei fidanzato Sì. ufficialmente, ma chi è questa fortunata? È una mia amica. Una tua amica. Senti, Pierangelo, ci canti un pezzettino di Eri Piccola? Va bene. Ti ho veduta, ti ho seguita, ti ho scovata, ti ho guardata, eri piccola, piccola,
non me la ricordo, cioè, non me la ricordo proprio perché è già tanto tempo che non la faccio. Grazie Pierangelo di essere stato con noi e tanti auguri per questo tuo Ma grande di che cosa? A successo. me fa solo piacere. Grazie Pierangelo, un abbraccio. Ok, ciao. Ciao. Ciao.